Il carnevale è una festa festeggiata da tutti, grandi e piccoli. I più famosi sono quelli di Venezia e di Rio de Janeiro. Però quasi nessuno sa le vere origini del carnevale. Infatti, non si sa da dove derivi il nome carnevale. C'è chi dice da Car Navalis, il rito della nave sacra portata in processione su un carro. Secondo altri significa carnes levare, togliere la carne. O carne vale, carne addio. E allude ai digiuni quaresimali di 40 giorni in cui appunto non si può mangiare carne, dato che il carnevale si conclude con il martedì grasso. Nello stesso periodo, a febbraio, si celebravano nell'antica Roma vari riti che hanno lasciato segni anche al carnevale d'oggi. Tanto febbraio era il mese delle purificazioni. Lo scrittore latino Macrobio ricorda che il mese era dedicato al dio Februs. Durante questo mese bisogna purificare la città e celebrare i riti funebri per i Mani, divinità del mondo sotterraneo. I morti reclamavano cerimonie in loro onore, come oggi accade nelle società primitive che venerano i morti nei periodi del cambio di stagione. Alle cerimonie di purificazione e di commemorazione si intrecciavano riti di fecondazione, come nei Lupercali, feste antichissime in onore di Marte e del dio Fauno. Ai tempi antichi il riso era una delle pietanze favorite. Infatti, il riso si attribuiva al potere di sconfiggere la morte e il lutto, e già tradizioni antichissime lo collegano alla fertilità della natura e degli uomini. Moltissime popolazioni si minavano gli ortaggi ridendo, e per i greci e i romani, Gelos e Risus, divinità del riso, erano sacre e venerate. Oggi, a differenza, i cibi più consumati durante il carnevale sono divisi per varie regioni, come per esempio in Veneto pigori e gnocchi. O come, magari, in Puglia i panzerotti fritti, ripieni di carne di maiale triturata. Ma c'è un dolce fritto che accomuna tutta Italia, ma con nomi diversi. In Liguria bugie, in Emilia cialline, a Bologna sfrappole, in Romagna fiocchetti e nel Lazio frappe. Oppure chiacchiere in Sicilia, Piemonte, Lombardia e Campania. Invece in Toscana cenci, nel Veneto galani e in Friuli Venezia Giulia crostoli. Un altro confronto potrebbero essere le maschere. Infatti adesso si usa mascherarsi non più in base a maschere precise, ma magari con costumi da supereroi, cartoni o film. E tutto questo viene festeggiato in piazza. Nel carnevale latino, invece, le maschere erano molto più limitate. Infatti, c'erano maschere animali, oppure in teatro venivano usate maschere come Macco, il cialiere sciocco, Bucco, il ghiottone scaltro, Pappo, il vecchio sempre preso in giro, e altri personaggi come il soldato Spaccone e la servetta Astuto. Luca e Simone.